È un discorso già fatto e rifatto, però è alla base di qualsiasi studio in ambito spirituale. Thinking where it ends and to begin. Knock on that door so you can get in. And don't mind the time, forget all that's been. L'essere umano di oggi vive per obbedienza, quasi nessuno vive per conoscenza. L'obbedienza produce esseri umani arrendevoli, tristi, depressi, nevrotici. Forse solo un 10% delle persone si alza la mattina contenta di quello che ha prodotto e di quello che andrà a fare. L'altro 90% semplicemente lavora per conformarsi alla società. Quest'opera di conformazione sociale non solo distrugge te, ma distrugge tutta la società. C'è una piccola dinamica sociale che a volte sfugge, ma il fatto che sfugge non deve per forza sfuggire a tutti. Se l'individuo è triste, la società è triste. Perché la società è formata da individui. E se tanti individui tristi formano una società, la società è una società triste. Forse fino a 20 anni fa le persone sapevano che magari non stavano vivendo per raggiungere i propri fini, ma per conformarsi, ovvero devo avere una moglie, devo avere dei figli, devo andare a lavorare, devo pagare la tassa e devo essere utile allo Stato. Oggigiorno un bombardamento di qualsiasi tipo, quindi di informazioni, droghe, alcol, fumo, dei media, ha prodotto degli individui ancora più confusi. Si parla di obbedienza, ma è proprio un processo di zombificazione che ci ha fatto perdere completamente la nostra essenza e i nostri fini. Sprechiamo così tanto tempo per raggiungere degli obiettivi che non sono i nostri obiettivi, credendo di poter relegare ciò che siamo veramente, la nostra famiglia, i nostri affetti, i nostri hobby, a una domenica mattina o una cena il sabato sera. Ma questo non va bene. L'uomo non è nato per questo. L'uomo è nato per essere grande e si diventa grande attraverso la creatività. Solo un 10% vive in linea con i suoi principi e quando tu riesci ad accarezzare la tua essenza, metti automaticamente in asse ragione ed anima. E allora fai miracoli. Però ti ritrovi anche addosso orde di zombie che, non riuscendo a capire bene come hai fatto, tendono a guardarti con sospetto, come se chissà quale segreto nascondi. E poi ti criticheranno, criticheranno, criticheranno. Ma basta così poco raggiungere quella felicità? Basta essere se stessi? A volte mi si chiede, ma come faccio a essere me stesso se me stesso prevede di comprarmi una moto e andarmene a fare un on the road per tutta la mia vita? Io ho dei figli, ho una famiglia. Di solito quando ci poniamo questi obblighi o divieti non siamo noi a parlare ma è la società, perché noi facciamo questa domanda in un momento preciso, mentre ci troviamo compressi in una situazione sociale vissuta da obbedienti. È vero che la trasformazione e il cambiamento fanno paura, e già ne ho parlato in altri video, ma se solo hai il coraggio di ritrovare te stesso, potrai notare che tutta quell'energia che disperdi per raggiungere dei fini che non sono tuoi, sarà energia a tua disposizione per raggiungere i tuoi sogni e i tuoi obiettivi. E davanti a te si apriranno così tante opportunità che non dovrai più elemosinare quella lira in più per andare a cena. Anzi, si schiuderanno dei veri e propri miracoli. Ovvio, finché non toccherai con mano, le mie saranno solo parole. Ma ti garantisco che una volta che avrai, ripeto, messo in asse anima e ragione, allora questa domanda sarà spazzata via di colpo. Perché avrai una visione d'insieme sul mondo. Noterai una realtà nella realtà che prima semplicemente ti sfuggiva. Non vedevi, non coglievi, non facevi tuo. Eri distratto da altri problemi che ti imponeva la società, come le tasse, le bollette, obblighi lavorativi, economici, finanziari, di tempo. Macro problemi che, per quanto importanti, non sono tuoi. E allora fa un piacere a te stesso, ergo a tutta la società. Diventa semplicemente la persona che sei, senza pensare che si può rimandare a domani ciò che ti rende felice. E ricordati che se inizierai questo cammino, attorno a te ci saranno tantissime persone, gli zombie, che ti sconsiglieranno di intraprendere questo percorso. E che sei matto, mica puoi farlo. Questo non vuol dire vivere. Scendi con i piedi per terra! E chi l'ha detto che devo scendere con i piedi per terra e vivere in base ai principi che tu mi detti? Un video molto semplice, forse di cose già dette, ma che mi piace sempre sottolineare. Vivi per conoscenza, non per obbedienza.